Bene, riprendiamo. Chiamato c'è l'avvocato Fiormonti. Ti chiedevamo anche, rispetto a Contin, non ritenete possa essere il caso di fare prima una formale citazione all'indirizzo estero e poi provare a lavorare con la rogatoria? Visto che non è stato mai citato lì in Germania, no? Contiene un test, è un test della parte civile, Ah, presumo. continua un test della parte civile. Se voi riuscite a fare una notifica lì, magari possibilmente utile, a quel punto non verrà. Quanto tempo vi serve? 2 settimane? 3 settimane? Quindi possiamo convocarlo per il 9 luglio? Va bene. 9 luglio è il giorno di Roma, allora 7 luglio. 7 luglio. Presidente, se mi permette la parola un attimo. Prego. Grazie. Adesso ovviamente sentiamo il colonnello Giraudo che ne sta aspettando da un po' di tempo, ma dopo la pregherei di darci la parola perché abbiamo da rappresentare la situazione dei testimoni, perché anche per la prossima udienza due testimoni sono in condizioni di salute tali che non possono venire. Per cui allora, uno dei due è romano, quindi si Chi è? potrebbe. Uno dei due è Aleandri, che è a Roma, dopo se vuole le do il certificato che ci ha mandato, e si potrebbe aggiungere la schiera dei romani, che però a questo punto diventano cinque, e non so, e siccome Aleandri, così come Pierantoni, non credo che saranno audizioni corte. C'è il problema di organizzazione di quell'udienza, e sono nel caso che siano due quelle udienze. Il problema è questo. E l'altro testo invece è Notar Nicola, che è stato notificato, il generale Notar Sì, Nicola è stato sì. notificato, Avevate. ci ha preannunciato il certificato che le preannunciava anche la scorsa udienza. Sostanzialmente lui non si può muovere, per cui noi insisteremo per una videoconferenza. Noi per la prossima udienza certamente avremo il certificato medico, però magari se si potrebbe organizzare per la videoconferenza, per la quale noi insisteremo, sempre che la difesa non consenta la produzione del verbale reso davanti a noi, insomma. Comunque, se vuole ne parliamo dopo, Presidente, Va bene. quando Comunque la vuole lei. difesa allora prende sin d'ora nota di queste richieste della Procura Generale, cioè per quanto riguarda teste Aleandri, vabbè, lo mettiamo nella scheda dei Romani, ma questo non può viaggiare, è completamente impedito. Le do il certificato medico così lo può far vedere anche alla difesa senza che si parli a microfoni accesi di quello che ha.
È un tipo che la difesa vuole vedere. Presidente, sui certificati ci È rimettiamo una alla sì, valutazione della no, Corte, vabbè. non È una intendiamo. patologia, si dice fino a remissione, quindi possiamo dire che, quello, che a Roma invece questo tipo di patologie, non, che lui è residente, non dice dove sta. Ma a Roma verrebbe? Boh. Pilota. Noi lo sentimo a Roma, quindi io immagino che a Roma lui possa Cioè, sembra un venire. impedimento assoluto questo, cioè proprio non si può muovere. È un test, Presidente, Comunque che è lo perfettamente in mettiamo, linea con i temi, guardi, io lo mettiamo fra quelli quel tema romani, lì. li mettiamo fra quelli romani, capisco, secondo me tutti e cinque non verranno. Io mi assumerei il rischio, insomma. Sì, così diventiamo cinque. No, il discorso che introducevo prima è se basta una sola giornata per Se vengono sentire. tutti non basta, ma io scommetto che non vengono tutti. Vabbè, capisco che mi faccio carico del rischio. Adesso ragioniamo anche con la Corte. Va Grazie, bene. Presidente. Ah no, questo lo devo dare a voi. Un'altra cosa? Non è che ci date il consenso a prendere sti verbali e ce Io chiedo di nuovo scusa alla Corte, ma ne. No, no, intendiamo no, no, va bene. esercitare tutti Avvocato, non i deve chiedere diritti scusa di fino in fondo. niente. Non deve chiedere No, scusa di niente. consentiamo l'acquisizione. Beh. Presidente, devo fare una piccolissima rettifica, riguardo alla relazione del professor Giannulli. È già stata depositata in formato elettronico all'udienza del 26 maggio, all'udienza Sì. scorsa. Se la Corte ritiene necessaria anche una versione cartacea, si tratta di documenti corposi con molti allegati, la faremo. Questa non dovete rispondere subito, ecco, quindi No, no, no. è No, un va bene, dai, documento. ci accontentiamo del digitale. Ok, grazie. Casomai ce la stampiamo noi, se ci serve la carta. Va bene, allora, Presidente, professore, la produzione che ha fatto la Procura Generale su questa consulenza Giannulli, a quale si riferisce? A quella d'Amato? Certo. Bene, allora possiamo fare entrare il colonnello Giraudo. Colonnello Giraudo. Sera, colonnello, si accomodi. Prego. Buonasera. Si accomodi al meglio. Grazie, Presidente. Allora, colonnello, questo processo viene ripreso da telecamere. Lei ha facoltà di non essere ripreso se Nessun problema. nessun problema. Va bene. Allora, può leggere la dichiarazione del testimone. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Buongiorno colonnello, anzi dovrei dire buonasera, mi devo Buonasera. scusare, ci dobbiamo scusare anche con lei per aver sbagliato l'orario di convocazione, avevamo previsto le 11 e un quarto e sono le 3 e un quarto, quindi mi dispiace che lei abbia dovuto attendere. Le faccio una prima domanda preliminare, questa è una corte d'assise, ci sono anche giudici popolari che non sono abituati a frequentare queste aule. Le chiedo per cortesia se lei si può presentare dicendo che chi è, cosa fa, che ruolo svolge. È così tutti possono capire. Allora, io sono il colonnello Massimo Giraudo dei Carabinieri, attualmente sono presso il comando della divisione Palidoro per incarichi speciali. Questi incarichi speciali sono incarichi di polizia giudiziaria, nel senso che lavoro, alle dipendenze della Procura della Repubblica di Brescia, sul procedimento penale, della strage di Piazza della Loggia, il cosiddetto Brescia Quater.
e prima di allora mi sono sempre quasi esclusivamente occupato di terrorismo di estrema destra, lavorando con diverse autorità giudiziarie, quindi dalla strage dell'Italico, la strage di Bologna, la strage di Piazza Fontana, e la mia attività nel settore del terrorismo è proprio iniziata a Bologna, perché ero ufficiale addetto alla sezione anticrimine di Bologna, dove ho conosciuto all'epoca c'era ancora il giudice istruttore. In che anno? 1987, quindi ho iniziato a lavorare con il dottor Grassi e il dottor Mancuso, e anche una parte con la dottoressa Magagnoli. Questi sono i primi magistrati che ho conosciuto nell'ambito della destra. E poi mi sono sempre occupato, appunto, tranne una parentesi, di... Non le ho chiesto le generalità e la data di nascita. Allora, sono nato a Roma il 4 agosto del 1963. La data è importante per capire che lei ha potuto, sia pure giovanissimo. Sì, ero giovanissimo. No? Beh, prego. Grazie, colonnello. Devo fare una domanda complessa con un piccolo preambolo. Mi scuserà se per lei sembra troppo facile la premessa, ma abbiamo l'esigenza di far capire a tutti. Riguarda Carlo Di Giglio, un nome che è già stato pronunciato più volte in quest'aula, è il coautore accertato delle stragi di Piazza Fontana a Milano e della strage di Piazza della Loggia a Brescia. Per inquadrare il personaggio alla corte, e mi pare che sia anche il reo confesso. Reo confesso di Piazza Fontana e anche di Brescia, perché le sue dichiarazioni sono servite per la condanna di Maggi e di Tramonte, ma è arrivata questa condanna quando Di Giglio era già deceduto. Penso che abbia contribuito lo stesso colonnello Gilaudo a raccogliere dichiarazioni di Carlo Di Giglio. A eliminarlo, siccome era l'ultima cosa che aveva detto. Sì. Beh, mettiamo un piccolo sorriso in questa vicenda drammatica. Senta, questa persona ha riferito nei suoi interrogatori di aver collaborato con la rete militare ed intelligence degli Stati Uniti, con cui a suo dire avrebbe avuto contatti fino al 1978. Di Giglio ha fatto anche dei nomi, questo su conoscenza personale e anche su informazioni acquisite da altre due persone, Marcello Soppiati e Sergio Minetto. Queste persone sarebbero state a loro volta in contatto con la rete statunitense e le sue articolazioni. I nomi sono quelli di Carret, Richard, Luongo e Pagnotta. Le dichiarazioni di Di Giglio, questo rientra sempre nel preambolo, sono state ritenute attendibili dalla Corte di Assise di Milano nella sentenza che ha giudicato il Di Giglio per la strage di Piazza Fontana. Io le chiedo di riferire alla Corte d'Assise in merito alle indagini che lei ha effettuato su queste persone, sulle strutture militari e di intelligence per cui si assume che abbiano operato, e di riferire inoltre se le dichiarazioni fatte da Di Giglio sui temi di prova che hanno riguardato queste persone, la sua collaborazione, sono state riscontrate e in che modo. In caso positivo, questi riscontri si sono esplicati. Grazie. Dunque, Presidente, la risposta, la domanda era complessa, diciamo. Complessa, sì. E la risposta lo è altrettanto. Allora, innanzitutto una premessa, Presidente, il settore di investigazione attiene all'intelligence, quindi qualcosa che per sua natura è impalpabile. Anche il delinquente comune ovviamente cerca di sfuggire alla giustizia, si predispone l'alibi, però normalmente lavora da solo. L'agente o il fiduciario gode dell'appoggio di un apparato istituzionale estremamente complesso, o di più apparati istituzionali, di connivenze istituzionali, di
appartenenti alle forze dell'ordine o ad altre categorie del paese ospite nel quale vengono effettuate determinate operazioni, che per un malcelato senso mal riposto senso patrio per connivenza ideologica si sono sentiti di appoggiare determinate iniziative che nella loro ottica non erano delinquenziali, Presidente, quindi ovviamente l'obiettivo era quello di preservare l'Italia da una salita delle sinistre e da un attacco da parte del Patto di Varsavia, per cui chi è inserito in questo contesto ovviamente guardava al suo agire non ritenendosi affatto un delinquente, ma convinto di agire con spirito patriottico. Le attività investigative quindi sono state estremamente complesse, anche perché eravamo a molti anni di distanza dai fatti. Quindi quando Carlo Di Giglio ha affermato, estradato dalla Repubblica Dominicana, ci è voluto un certo periodo di tempo prima che affrontasse l'argomento della sua dipendenza da organismi di intelligence americani. E devo dire che fino alla morte la lettura della testimonianza, della deposizione di un agente o di un fiduciario, quando questa è possibile, è una lettura estremamente difficile, perché appunto non sono delinquenti comuni, per cui il datore di lavoro va tutelato. La dichiarazione inquinante è una dichiarazione assolutamente normale, hanno subito un addestramento per questo. E addirittura nei quaderni della Ginterpress si distingue tra interrogatorio di polizia, quindi come difendersi da un interrogatorio di polizia, come difendersi da un interrogatorio della polizia segreta, perché all'epoca esistevano, e come difendersi da un interrogatorio dei servizi segreti, quindi la plausibilità della storia da raccontare. E perché ho voluto fare questa premessa? Perché alcune affermazioni non veritiere del Di Giglio sono state estremamente importanti e si sono rivelate controproducenti per lo stesso. Quindi, come ha detto, lui ha parlato, lui ha accennato a una rete il dottore ha accennato a una rete di intelligence militare. Il Di Giglio in realtà una sola volta, in un confronto nel quale viene posto con il dottor Maggi, che era il responsabile di Ordine Nuovo per il Triveneto, afferma di avere lavorato per la NATO. In tutti gli altri interrogatori il Di Giglio ha sempre usato il termine CIA. Tuttavia, i soggetti dei quali lui ha parlato e che sono stati menzionati dal procuratore, Presidente, non avevano nulla a che fare con la CIA. Sia il Luongo che il Pagnotta, che sono stati nominati dal procuratore, avevano un passato militare, quindi erano uomini che avevano combattuto nella quinta armata americana e che poi erano transitati, o meglio già all'interno della quinta armata avevano operato nel settore dell'intelligence militare. Quindi noi non abbiamo civili, benché il Di Giglio quando depone e parla ci racconti sempre di civili. Per quanto le possa sembrare banale, Presidente, questa è una tecnica che può sembrare elementare, però ormai è diventata una delle procedure. Io ho fatto un periodo al SISDE dopo le Torri Gemelle e quando entrai mi venne detto: mi raccomando, a qualunque controllo se ti fermano sei del SISMI. SISMI o Presidenza del Consiglio dei Ministri, mai dire che. E questa è una tecnica che, per quanto possa sembrare semplice, serve a confondere le acque e difatti ha reso più difficili gli accertamenti. Per lungo tempo abbiamo avuto difficoltà a capire
anche perché il nostro stesso organo di intelligence, allora faccio un passo indietro, per verificare le affermazioni, ovviamente essendo a tanta distanza dall'epoca nella quale si erano svolti i fatti, Presidente, sono state percorse due strade. Una era quella dell'acquisizione degli atti presso l'organismo preposto al controspionaggio, quindi il nostro servizio di intelligence militare, perché si trattava di soggetti, secondo le indicazioni date dal Vigilio, che seppur non lo aveva specificato, avevano chiaramente svolto un'attività illecita sul nostro territorio, clandestina, perché gli agenti segreti in Italia operano in maniera occulta, ovviamente, ma la loro presenza è visibile perché c'è un gradimento, quindi il rappresentante di quello o di quell'altro servizio informativo, quando entra in Italia per un cambio che normalmente è tra i 3 e i 5 anni, presenta le proprie credenziali con una propria biografia, e quindi l'attività, fanno anche loro attività occulta, però la loro presenza è visibile. Quindi cercare delle presenze invisibili, Presidente, è un compito del controspionaggio, e in particolare del controspionaggio militare. L'altra tecnica che è stata utilizzata era quella di andare a vedere nei fascicoli dell'Arma dei Carabinieri, e abbiamo anche tentato delle attività di pedinamento. Tenga presente, Presidente, che operare questa rete era a Verona, operava a Verona, e operare su Verona è estremamente difficile, tant'è vero che il collega che all'epoca mi aiutò nei pedinamenti venne preso dalla territoriale e venne selezionato il personale, perché adesso faccio una esemplificazione, siamo tutti filoamericani, sono i nostri alleati, e tra di noi c'è molta gente che non si rende conto della necessità di mantenere la riservatezza, o comunque di non avvisare per quel mal riposto senso di alleanza, per cui venne costituito proprio un nucleo per effettuare attività di pedinamento. Attività di pedinamento che hanno toccato uno dei soggetti indicati dal procuratore, che era Sergio Minetto, e con delle attivazioni che abbiamo effettuato in modo da vedere se riuscivamo a scatenare delle reazioni. E proprio da queste attività, ad esempio, emerge che il Sergio Minetto era in grado di verificarsi. La verifica è un'operazione che viene messa in atto da un soggetto al fine di controllare se è sottoposto a un'azione di pedinamento. Questo dato è importante, perché? Perché il Vigilio ci racconta un particolare che non si trova dappertutto, e che ha dato immediatamente l'impressione che il soggetto avesse vissuto ciò che stava raccontando, e cioè delle lezioni di attività di osservazione, di controllo e di pedinamento effettuate a Verona su normalissimi cittadini, sotto il controllo di un ufficiale americano, in questo caso il capitano che lui indicava, il capitano David Carrett, che secondo il racconto di Vigilio rimarrà in Italia fino al 1974 e poi verrà sostituito dal Richard, quindi dal 67 al 74. Allora, partiamo, diciamo, dai risultati immediati e quelli più semplici, che sono quelli derivati dalla consultazione, dalla consultazione e acquisizione degli atti del servizio militare. Perché fortuna ha voluto che nei primi anni della nostra giovane Repubblica non ci fosse ancora un'assuefazione all'alleato, e quindi persone che avevano combattuto, avevano vissuto il periodo del fascismo, diciamo che non vedevano di buon occhio
una eccessiva aggressività di intelligence da parte degli americani. E questo ha fatto sì che alcuni capicentro, come quello di Trieste o come quello di Verona, riferissero di queste attività, dandoci quindi delle informazioni generali che davano una piena compatibilità al racconto, in quanto questi soggetti erano tutti CIC. Allora, se può spiegare cos'è il CIC. Esatto, sì, perché è importante. Allora, il CIC è il Counter Intelligence Corp, cioè lo spionaggio, l'intelligence militare degli Stati Uniti. Ma il nostro servizio segreto sbaglia, perché stava muovendo dei primi passi e gli americani non avevano alcuna intenzione di disvelare neanche ai loro alleati quello che stavano facendo, proprio per avere un campo libero, quindi una supremazia nel settore dell'intelligence. C'è ad esempio un atto del Centro Controspionaggio di Trieste che riferisce del rientro in Italia di un CIC, cioè di una persona che aveva lavorato nel CIC e che viene tuttora considerato CIC, che si chiama Gabriele Celetta, che rientra negli anni 50, e loro riferiscono, attenzione perché questo soggetto sostiene che l'Italia è un alleato completamente inaffidabile anche all'interno dell'Alleanza Atlantica. E ovviamente noi pagavamo lo scotto di alleanze vergognose del nostro Stato, e quindi era da una certa parte era comprensibile una prudenza da parte degli agenti americani. Dall'altra parte c'era anche un desiderio di supremazia in questo settore. Allora, negli atti si parla spesso di CIC e in realtà così non è, perché il CIC ha una vita estremamente breve. Già nel 1944 il presidente cessa di esistere e nascono due altri organismi. 1954? 44, 40. Mi perdoni, ho sbagliato io la mascherina. 1944. E tenga presente che questo anche per la giuria, per comprendere, l'intelligence militare sta appena nascendo, perché gli Stati Uniti arrivano alla Seconda Guerra Mondiale privi di un servizio di intelligence militare. Esiste quindi soltanto l'FBI con compiti di controspionaggio interno agli Stati Uniti. E esistono i servizi, quelli che da noi in Italia erano i SIOS, forse è un termine che la giuria ha sentito, cioè gli organismi di intelligence di forza armata. E gli Stati Uniti avevano quindi un organismo di intelligence dell'esercito e un organismo di intelligence della marina. Arriva l'attacco di Pearl Harbor e ovviamente si trovano completamente spaesati, nessuno aveva previsto questo evento, questa operazione, questo attacco giapponese, quindi è una rincorsa creare un organismo che sia in grado di coordinare l'attività dell'intelligence militare delle due singole forze armate, l'aeronautica esclusa. E quindi nasce il CIC, che poi accompagnerà le armate statunitensi, quindi sarà l'organismo di intelligence delle armate statunitensi, ma non solo, anche gli inglesi si comporteranno, anche se la loro tradizione è più antica, si comporteranno nello stesso modo. Faccio qua una parentesi importante, così non si dice, è un salto, però si lega al discorso che sto facendo. Il Digilio ci racconta come è stato reclutato, quindi negli interrogatori la prima domanda è stata chi era il manipolatore, ma come sei stato reclutato. Il reclutamento avviene da parte del padre. Spieghi alla corte cos'è il manipolatore. Allora, il manipolatore, che normalmente viene inteso in senso negativo, nel campo dell'intelligence è semplicemente il gestore di una fonte o di un fiduciario.
quindi non ha una connotazione, non ha una connotazione negativa. Il reclutatore è il papà. Questa è un'alta patente di credibilità, perché effettivamente in quegli anni il reclutamento avveniva per via generazionale, per via familiare. E quindi c'è una compatibilità in questo racconto. Ovviamente viene fatto tutto un lavoro sul papà del Digilio, che è Michelangelo Digilio. Nell'acquisizione del materiale presente al Comando Generale della Guardia di Finanza, perché Michelangelo Digilio, padre del collaboratore, era un ufficiale, un tenente della Guardia di Finanza, c'è del materiale estremamente interessante, tra i quali un tesserino che attesta un tesserino partigiano che porta un timbro del PVB, cioè dell'unità di intelligence dell'ottava armata, che era quella britannica. Quindi il papà di Digilio svolse durante la Seconda Guerra Mondiale, e questo è attestato sul documento, quando lavorava per la lui era un partigiano bianco, e quindi era partigiano nella brigata Biancotto, che operava sulla piazza di Venezia, e quindi aveva, perché doveva essere dotato di questo tesserino. Normalmente gli agenti non sono dotati di tesserino, ovviamente spendibile, tuttavia eravamo in guerra e serviva un documento per potersi muovere col coprifuoco. Quindi il papà di Digilio, proprio per il suo lavoro al PVB, era autorizzato a muoversi oltre l'inizio del coprifuoco. Allora, chiusa questa parentesi, dalla documentazione fornita dal SISMI siamo stati in grado di individuare, in un caso c'è addirittura la sottrazione di un atto, questo per far capire lo spirito che animava alcuni degli ufficiali del servizio, che sottrae e fa una xerocopia, sottrae un atto a un agente americano che lo va a trovare con una richiesta di informazioni che si porta al seguito. E quindi poi il capocentro fa una nota alla direzione in cui appunto afferma di avere sottratto in un momento di distrazione, fatto questa xerocopia, che ci consente di vedere chi erano negli anni 50 quelli che fanno la richiesta al rappresentante del servizio. E nonostante la nostra intelligence lo chiami CIC, in realtà questo là sopra non c'è scritto, ma si parla di 66 e 513 Military Intelligence Group. Quindi nel 1944, come dicevo Presidente, il CIC cessa di esistere, una struttura nata artigianalmente a seguito dell'attacco di Pearl Harbor, e l'esperienza bellica fa maturare una coscienza di intelligence applicata al settore militare più strutturata, e quindi si creano prima il 66esimo, che durerà fino al 1967, e poi nascerà il 513esimo Military Intelligence Group. Ovviamente stiamo parlando di strutture informative che hanno competenza sull'Italia e Sud Europa, quindi in altri settori del globo terracco gli americani non si muovono col 513esimo o all'epoca col 66esimo, con altri comunque noi individuiamo. Dagli atti acquisiti si vede la difficoltà della nostra intelligence a seguire, e quindi questo significa che gli scambi che avvenivano con l'intelligence degli Stati Uniti erano piuttosto aridi, perché i nostri non capiscono quello che sta accadendo. Ad un certo punto, negli anni 50, il maggiore Albert Vada, in un gesto di generosità, consegna un quadro operativo
in cui c'è la loro struttura di intelligence, quadro che poi ci è stato trasmesso dal SISMI, quadro che per noi ha una grande importanza perché in quel quadro è presente il signor Luongo, quindi il soggetto Joseph Peter Luongo, che è uno dei nominativi che ha fatto il procuratore parlando degli agenti dei quali il collaboratore di Giglio ha fatto il nome. Quindi abbiamo un documento importantissimo perché sono gli stessi americani che lo consegnano, o meglio è un americano che lo consegna. Tenete presente che la maggior parte degli americani che operavano in Italia, che sono mandati a operare in Italia, erano americani che avevano un'origine italiana e quindi conoscevano la lingua, erano quasi tutti italo-americani, e d'altronde Luongo è un cognome tipico della Puglia, della Pagnotta, non ne parliamo, e che avevano poi combattuto in Italia, quindi avevano una conoscenza delle nostre aree geografiche e avevano mantenuto contatti quando nasce il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, le forze armate britannica e americana colloquiano con i partigiani attraverso il PLO, cioè il Partisan Liaison Office. Quindi c'era proprio un ufficio deputato al colloquio con i partigiani. Ovviamente, Presidente, comprende che si tratta di attività che non è semplicemente bellica, ma diventa attività di intelligence, perché non è una forza regolare, quindi l'afflusso di rifornimenti che dovevano provenire dagli americani e dagli inglesi era ovviamente soggetto a particolare tutela, quindi erano uomini che avevano fatto un'esperienza bellica estremamente significativa e formativa. In questo quadro, dicevo, troviamo il Joseph Peter Luongo, che è inquadrato peraltro in una sezione estremamente particolare, cioè la sezione progetti speciali. La sezione progetti speciali si occupa di collegamento e di reclutamento. Perché è speciale? Perché è un reclutamento clandestino, è un reclutamento reato, perché non lo possono fare. Non è un'attività che può essere esercitata da noi senza condividerla. Esistono queste attività, si chiamano cogestioni di fonti, ma ci si riunisce a un tavolino e il rappresentante dell'altro servizio propone un'operazione congiunta, ma ci si guarda in faccia. Ci si guarda in faccia e si gestisce, si manipola insieme la stessa fonte o più fonti. Quindi stiamo parlando di attività che sono clandestine. Scusi se la interrompo. Lei riesce a identificare la presenza di questo agente statunitense Luongo nel comparto che è indicato. Luongo in quale casella la possiamo mettere? Di quale organismo di intelligence? Chi erano i suoi superiori? A chi doveva rendere conto? Allora, cioè, perché il CIC abbiamo visto... Ho compreso, procuratore. Così per spiegare... Sì, sì. Non CIA, ma che cosa? Che cosa? Ecco, domanda estremamente interessante, perché il Luongo... sia dalla documentazione che abbiamo acquisito e sia dalla testimonianza di un agente che operava agli ordini del Luongo, quindi che era manipolato dal Luongo, e sto parlando del nazista Karl Haas. Poi ci arriveremo alla fine lì, perché ha una serie di cose. Ok, sì, no, mi serve per spiegare. Certo. Allora, Karl Haas... racconta ai suoi controllori del servizio, perché Karl Haas lavora anche per il nostro SIFAR, e quindi gli rivela alcuni particolari sul Luongo, e il nostro servizio fa delle attività per capire per chi sta lavorando il Luongo, e da queste attività e dal verbale poi che io feci con Haas, ormai morto da diverso tempo, Haas spiega che il Luongo era il capo del CIC in Austria. Questa,
Questa dizione, vi ripeto, è sbagliata, però ci dà immediatamente l'idea del comparto militare, cioè non stiamo parlando di un civile, stiamo parlando di un ufficiale che aveva combattuto in Italia nella Quinta Armata, viene fatto anche il nome del suo superiore, cioè il generale Thomas Lucid, quando finisce la guerra, e questo è importante per capire la coerenza di quello che emerge investigativamente, gli americani uniscono nel comparto sia intelligence che militare l'Austria all'Italia. Cioè quello che avviene in Italia è controllato dagli austriaci. Dagli austriaci intendo gli americani in Austria. Tant'è vero che lo stesso Haas rivelerà di avere fatto l'insegnante per la scuola di spionaggio per ex spie del Terzo Reich, che avviene in una scuola statunitense a Linz, sempre in Austria. Scusi se la interrompo, perché si tratta sempre di far capire. Dica alla corte chi è Karl Haas, chi era Karl Haas? Allora, Karl Haas era un SS, le SS sono una struttura paramilitare, non hanno nulla a che vedere con l'esercito e con i servizi come voi potete immaginare. Le SS sono un corpo paramilitare del Partito Nazionalsocialista Tedesco, quindi una formazione paramilitare che tuttavia prende grandissimo piede nella Germania hitleriana, proprio perché all'epoca c'era la cultura delle polizie segrete e delle polizie politiche che oggi a noi sfugge. Quindi c'era la necessità di un organismo occulto che si muovesse seppur in linea con la Germania hitleriana. Le SS avevano vari compartimenti. Cosa fu coinvolto Karl Haas in Italia di eclatante? Karl Haas fu coinvolto nelle fosse ardiatine. Ecco, siccome l'abbiamo... Questo è giornalisticamente noto, lui fu il... Abbiamo prodotto anche le sentenze noi, e quindi, quindi la Corte conosce le sentenze può coniugare il nome di Karl Haas con un altro nome che verrà fuori oggi, che è quello di Herbert Kappler. Esatto. Si tratta di persone che appartenevano all'SD, cioè il servizio di sicurezza delle SS. Quindi, pur essendo un corpo paramilitare, questo corpo si struttura come se in realtà fosse un vero e proprio organismo istituzionale, per cui c'è chi combatte, c'erano le SS combattenti che combattevano assieme alla Wehrmacht, c'erano l'unità testa di morto che si occupava dei campi di sterminio, e c'era il corpo di polizia e c'era il servizio segreto, cioè l'SD. Quindi Karl Haas e il Kappler fanno parte dell'SD, quindi se vogliamo l'unità d'élite all'interno di un'unità d'élite. Come è capitato a moltissimi soggetti che avevano combattuto con il Terzo Reich, avevano svolto ruoli di intelligence nel Terzo Reich, questi soggetti vengono reclutati, è una gara che viene fatta tra russi e americani per acquisire queste competenze. Perché avviene questo? Perché non c'è uno scrupolo morale a... Per noi adesso, per voi, io ho un'età, voi siete ancora più giovani, quindi è più, ancora più difficile, ma quelle persone hanno vissuto la fine della Seconda Guerra Mondiale pensando che poco dopo, forse già nell'anno in cui la Seconda Guerra Mondiale terminava, sarebbe iniziata la Terza Guerra Mondiale contro l'Unione Sovietica. E quindi la preparazione... I tempi erano strettissimi nelle convinzioni dell'epoca e quindi la necessità di non sprecare il know-how, il sapere come, il sapersi muovere di questi soggetti che avevano, perché attenzione, questo è importante, erano SD, quindi erano soggetti che avevano delle loro reti informative. Quindi acquisire Karl Haas da parte degli americani o da parte del SIFAR significava non soltanto acquisire Karl Haas, ma acquisire il suo bagaglio, il suo patrimonio di fonti informative. Per questo c'è la corsa
ad accaparrarsene e senza farsi scrupolo. Senta, scrupoli che erano ben presenti, però. Carl Haas riferisce di aver lavorato per il CIC. Riferisce anche che nel suo lavoro per il CIC si avvaleva delle informazioni di una persona italiana. Di più persone italiane. Una in particolare che interessa questo processo. Che immagino sia Mario Tedeschi. Esattamente. Sì, era un informatore del... Quindi del Mario CIC. Tedeschi lavorava indirettamente per l'intelligence militare americana. Quindi per il CIC anche lui? Per quello che ritenevano essere il CIC. Per quello che ritenevano essere il CIC. Era Mario Tedeschi, quello dell'MSI? Esattamente, sì. Ok, sì. Del Borghese, sì, vabbè. Abbiamo fatto una parentesi proprio perché poi sì. Vedremo anche citato da Marco. No, non era l'unico, ovviamente, dovete comprendere che Carl Haas aveva lavorato in Italia e quindi ovviamente la sua rete informativa, il suo territorio di azione era l'Italia. Quindi le fonti informative, la sua rete era ovviamente una rete costituita essenzialmente da italiani e in seconda battuta da fuoriusciti tedeschi presenti in Italia. Bene, scusi se la interrompo ancora perché noi cerchiamo poi di legare queste vicende alle nostre vicende. Scappati dalla Germania. Fuoriusciti tedeschi prestissimi. Scappati dalla Germania, finita la guerra. Cioè, quindi nazisti scappati sì, in Italia. Sì, esatto. Cioè, esattamente, Presidente. Dalla Germania Est, probabilmente. No. A parte la Germania Est, anche dalla Germania Occidentale, perché c'erano alcuni che erano rimasti di quella convinzione e non volevano correre il rischio di persecuzioni per il passato nazista e quindi venivano in Italia. In Italia non lo correvano questo rischio. Non eravamo tedeschi, eravamo, pensi che alcuni dei soggetti con i quali Haas era in contatto e lo stesso Luongo erano in contatto, erano alti funzionari del Ministero dell'Interno. Ecco, mi ha anticipato la domanda. i quali erano stati collegati con il passato regime. E quindi siamo andati a mantenere un establishment, un apparato che era pesantemente coinvolto con quindi il lasciando la Germania, venendo in Italia, riprendendo i contatti con i vecchi colleghi assumeva informazioni, quindi era in grado di fornire si ripulivano in qualche modo esattamente, potevano riprendere. Esattamente, allora... esattamente, e gli americani in questo campo, Presidente, erano di bocca buona. Per cui era estremamente gradita questa... Mi scusi, colonnello, se la interrompo ogni tanto perché cerco di incanalare il suo discorso con le conoscenze acquisite in questi tempi dalla no, Corte. No, va bene, perché io non so cosa. E poi passo La sua narrazione è interessantissima, ma cerchiamo ogni tanto di fare qualche divagazione toccando i nostri temi. Quindi Carl Haas viene messo in contatto col Ministero degli Interni, viene manipolato da Luongo, mi corregga se sbaglio, nell'ambito del Ministero degli Interni qual è l'organismo che immagino che... Sono tutte persone degli affari riservati, Caputo. Ulrico Caputo, Gesualdo Barletta, sono funzionari degli affari riservati. Perfetto. Che, per spiegarlo, è l'organismo di Intel, di fatto non lo è, o meglio, di facciata non lo è. Di fatto, mi stavo confondendo, di fatto è l'organismo di intelligence civile, quindi l'antecedente di quello che poi sarà nel 1977 il SISDE. Perché soltanto di facciata? Perché in realtà si muoveva con la stessa ottica di una polizia politica, una polizia segreta, per cui avevano degli uffici che erano clandestini, il servizio segreto militare aveva i centri controspionaggio, quindi c'era il centro controspionaggio a Verona, a Bolzano, a Milano, a Roma, con una sede fisica. Il Ministero dell'Interno si muoveva come una polizia politica, una polizia segreta, quindi attraverso le cosiddette squadre. Quindi aveva, che la squadra non è un reparto, non è un centro, non è la compagnia carabinieri, la stazione carabinieri. La squadra è un gruppo attraverso il quale fare human intelligence, cioè attività
spiccatamente informativa, di raccolta informativa, che in taluni casi non era nota neanche alle questure, che pure dipendevano dal Ministero dell'Interno. Bene, allora ritorniamo a Carlas, così finiamo il discorso e poi ripassiamo a Luongo, ai nomi di Digilio e ai riscontri che già lei già sta mettendo sul piatto, perché già il solo fatto che esistano queste persone indicate da Digilio e che facciano un'attività di intelligence segreta è già... Non basta, procuratore, non è solo il fatto che esistano, è il fatto che la loro esistenza è ignota. Esatto. E deve essere ignota. E deve essere ignota alla maggior parte delle persone, quindi soltanto chi appartiene all'intelligence è abilitato a conoscere chi è il rappresentante del CIC che viene. Quindi la conoscenza da parte di un terrorista di estrema destra del signor Luongo è una cosa che non sta nel cielo né in terra, tra virgolette, perché in realtà ciò si è verificato. Colgo spunto per darvi un'ulteriore conferma, sia nel fascicolo del Luongo, sia dalle affermazioni di AS. Che cosa fa Luongo? Una cosa estremamente interessante. Nell'Italia neonata, nella nostra Repubblica neonata, prende contatti per fermare la possibile avanzata del comunismo e arruola elementi dei fasci di Azione Rivoluzionaria. Questo è un dato importantissimo, perché in realtà quello che noi vedremo non poteva reclutare elementi di Ordine Nuovo, perché Ordine Nuovo all'epoca non esisteva, coloro che poi stavano muovendo i primi passi. Quindi la struttura che era presente era quella dei FAR. Non indifferente, perché vi ricordo che il papà di Massimiliano Fachini, ben noto a chi si occupa della strage di Bologna, era un elemento dei fasci di Azione Rivoluzionaria. Era stato un elemento dei fasci di Azione Rivoluzionaria, quelli storici, perché poi ci sono degli altri fasci, riprendono il nome, però quelli di Fachini sono quelli storici. Quindi questo operato non sfugge all'attenzione del centro CS di Verona, del controspionaggio militare di Verona, CS vuol dire controspionaggio, e quindi informano la direzione di questa attività totalmente illecita del Luongo. E poco dopo, credo a un mese di distanza, siamo nel 1954, il CS di Verona fa un seguito e afferma, guardate che vi ho detto che Luongo stava facendo questo a Bolzano, quindi in territorio, diciamo, altoatesino, in realtà così non è, perché sta operando anche a Milano, a Venezia, nell'Italia centrale. E AS aggiungerà: eravamo pronti ad occupare Monte Mario e altri siti istituzionali di interesse. Quindi questo non si capisce se non si apprezza sulla pelle il rumore dei cingoli dei carri armati sovietici. Questo è estremamente importante. Tenete presente che questi soggetti, come AS, Kappler, Pripke, sono Reder, sono tutti soggetti che hanno vissuto le teorie belliche di Guderian, che è l'inventore del Blitzkrieg tedesco. Guderian entrò diverse volte in contrasto con Hitler, e Guderian era un convinto assertore, soprattutto quando Hitler lo incaricherà di attaccare i russi, della netta superiorità dei russi nel campo dei carri armati. E quindi la cultura di questi uomini, anche poi toccata con mano con la battaglia di Stalingrado, era una cultura di estremo pericolo dell'Armata Rossa, di superiorità dell'Armata Rossa. E quindi sentivano attuale e concreto questo pericolo. Senta. L'importanza è fare il passaggio, cioè quello che noi vediamo negli anni 50 poi far non è altro che quello che vedremo poi con Ordine Nuovo. Perfetto, allora finiamo il discorso su AS. Una questione pratica, così, che spieghiamo soprattutto ai giurati della Corte d'Assise. Gente come
AS, criminale di guerra nazista implicato nella strage delle fosse ardeatine, sarà condannato anche per questo. Come fa a circolare in Italia liberamente per tanti anni? Abbiamo visto che lui collabora, diventa un collaboratore con gli americani e anche un collaboratore del WAR. Ho compreso. Lo spieghi, non lo so. Viene dotato di documenti? C'è un qualcosa? Certo. No, no, anche questa domanda è estremamente interessante. Come vive, a parte lo stipendio che gli danno i servizi? Vive grazie alle protezioni del Ministero dell'Interno. Difatti, dagli atti risulta che il Carlas innanzitutto entra in Italia diverse volte con un nome finto e che variava, dire, che non era Giustini Rodolfo, ad esempio, Steiner prima, Steiner, Rodolfo Steiner, che non era sempre lo stesso, variava. Ma dagli atti che abbiamo acquisito presso il Servizio Segreto Militare, che ovviamente faceva, perché sono atti affidabili? Perché il SIFAR si sentiva in pericolo, cioè stava facendo un'azione di controspionaggio. Arriviamo anche a questo, che è molto interessante perché poi si parla di temi nostri. Questa persona, leggiamo, che lavorava in Italia, era impegnato in attività cinematografiche, faceva il doppiatore, il consulente militare e anche l'attore. Questo riferisce di aver fatto Carlo. Sì, ha fatto anche quindi, onoranze per i defunti. Per i... Poi aveva un'agenzia, quindi lavorava, aveva la sua identità fittizia, lavorava a servizio degli americani e degli italiani che lo coprivano e poi sembrava un comune cittadino. A un certo punto di questa sua lunga carriera italiana nascosta, c'è qualcuno che si accorge di lui. Ne parliamo perché lei stesso ha anticipato l'argomento, ma l'abbiamo trattato col consulente professor Germolino. C'è qualcuno che si accorge di lui, e in particolare il SIFAR di De Lorenzo. Servizio Informazioni Forze Armate. Che in quel periodo era in lite, abbiamo sentito, con l'ufficio affari riservati. Certo. E allora il SIFAR, il generale Di Lorenzo, con espressione calcistica, vuole dare un cartellino rosso, sì, a Carlas, lo vuole espellere. Siamo nel 1962. E riesce il SIFAR ad espellere Carlas? Sì, perché era il generale De Lorenzo, riesce a espellerlo, e tant'è vero che ad anni di distanza, quando dovranno valutare una richiesta di reingresso dell'uongo, riesce, quando lei mi diceva riesce a espellerlo, se si riferiva all'AS non riescono a espellerlo. Come viene risolta? I manipolatori di AS sì, AS non riescono a espellerlo. Il Ministero dell'Interno ingaggerà, è molto interessante il catteggio del SIFAR, perché il SIFAR capisce che il Ministero dell'Interno sta cercando di proteggere la propria fonte e non vuole cederlo, tant'è vero che innanzitutto viene per qual è, diciamo, il casus belli, Presidente? Il casus belli è il fatto che AS funge da ufficiale di collegamento tra il SIFAR e il servizio segreto tedesco. Questo perché? Perché era bilingue, parlava sia il tedesco che l'italiano. E il SIFAR si accorge che AS apre i plichi che gli vengono consegnati per recapitarli al servizio segreto tedesco, ne legge il contenuto e tenta di vendere queste informazioni, per assurdo ironia della sorte, addirittura a Israele. Quindi la prima mossa che fa Barletta, ed è una mossa che spiazza il SIFAR, non possiamo fare un'azione penale nei suoi confronti, perché se la facessimo verrebbe fuori che ci stiamo servendo di un ex nazista. E quindi questo sospende l'attività penale. Quindi rimane come soluzione l'espulsione, quella classica destinata alle spie. E lì Barletta comincia a fare difficoltà, per cui a chiedere ed ottenere delle proroghe del permesso, quindi si valuta di mantenere con un permesso di soggiorno temporaneo. Finita la temporaneità del permesso di soggiorno, il Barletta dirà che
l'AS, guardate la sottigliezza, Presidente, l'AS lavora per gli americani, è necessario capire. E quindi il SIFAR si trova nuovamente spiazzato dall'abilità del Barletta, perché ovviamente non può dirgli no, non ci interessa, lo mandiamo via. No, è un'attività di controspionaggio, assolutamente non può non essere svolta. Bisogna capire se c'è un'attività di intelligence nemica nel nostro territorio. Anche perché sapientemente cominciano a circolare voci che Carlas sarebbe anche in contatto con i russi. Questo in modo da accrescere gli appetiti di intelligence e quindi mantenere la presenza di Carlas in Italia. Alla fine non riescono a mandarlo via. Carlas, no. E vi leggo la corte, due righe, come Carlas, che è defunto, quindi possiamo produrremo il verbale, ritiene di aver risolto la situazione. Ragionando, ritengo che la lotta tra il Ministero degli Interni, che lo voleva, e il SIFAR, che lo voleva mandare via, fosse impari, soprattutto in considerazione del fatto che Caputo, che era quello del VAR, si muoveva in sintonia con Umberto Federico D'Amato, che fu quello che diede il placet per il rilascio del passaporto con l'identità di copertura. Quindi l'avventura di Carlas, esatto, si conclude felicemente. Una piccola nota di colore, Presidente, che sottolinea: il SIFAR riesce ad appropriarsi di un biglietto di auguri natalizi che viene fatto dal Barletta a Carlas e che inizia con "Caro Carl". Agli atti noi troviamo il funzionario del SIFAR che scrive: "Meno male che non l'ha chiamato Carletto, o carissimo Carletto". Sottolineare Barletta, mi ricorda chi è Barletta? Barletta è un piccolo affari riservati, è uno dei dirigenti che l'ha citato il professor Caputo, dell'ufficio affari riservati, che è ex Ovra, anche lui giustamente. Ex Ovra, mi ricorda. Era la polizia politica del regime fascista. Abbiamo fatto questa breve e utile digressione su Carlas, perché poi Carlas cita Tedeschi come collaboratore informativo del CIC e cita anche D'Amato come Ci viene proprio acquisita una lista di informatori e c'è Tedeschi e cita anche D'Amato, che è quello che lo fa rimanere, consente che lui rimanga in Italia attraverso il rilascio del passaporto di copertura. Ritorniamo alla rete americana. Abbiamo sì, perché tenga presente, procuratore, scusi se la interrompo, che D'Amato a quell'epoca sta all'ufficio politico della Questura di Roma, quindi è proprio il continuum con la vecchia polizia politica. Perfetto. Torniamo alla nostra rete statunitense. Abbiamo visto che Digilio ha fatto questi quattro nomi, lei già ne ha scrutinati tre, cioè Carrett, che sta fino al 1967, mi sembra, o 74. Inizia nel 67, finisce nel 74. Viene sostituito da Teddy Richard. Viene, esatto, sostituito. Qual è quindi l'identità di questi due soggetti? Viene riconosciuta come esistente e come effettivamente operante per conto della rete americana. E di che cosa facevano? In che ruolo avevano David Carrett e David Carrett e Teddy Richards nell'ambito della rete americana? Allora, il Digilio ci dice che lui svolgeva compiti informativi per il Carrett. Quando doveva realizzare qualcosa di operativo, grazie alla sua competenza in campo esplosivistico e nel campo delle armi, si appoggiava allora al Soppiati, che riferiva ad un'altra rete che non aveva caratteristiche informative. Nonostante tutti gli sforzi, Presidente, noi non siamo riusciti a identificare David Carrett. Sappiamo che questo soggetto esiste perché ne è stata prodotta una fotografia e questo soggetto è stato riconosciuto. Attenzione ai nominativi, perché chi fornisce la fotografia, Persic, ci spiega anche che era difficile distinguere i vari soggetti perché venivano sempre chiamati con il nome di Charlie Smith, cioè tutti gli americani che svolgevano una certa funzione erano Mario Rossi per noi, ecco, erano Charlie Smith. È molto importante, Teddy Richard viene invece
identificato. Perché? Perché ha un passato. Perché ha un passato? In quanto esiste un, tra virgolette, asseritamente un sottufficiale dell'esercito degli Stati Uniti che emerge sin dall'anno 1966, quindi ben prima del 1974. Perché emerge? Perché viene coinvolto nell'arresto nel 1966 di alcuni elementi di spicco importantissimi di Ordine Nuovo che all'epoca erano militari, stavano nei paracadutisti, quindi Roberto Besutti ed Elio Massagrande ed anche il Marcello Soffiati. Marcello Soffiati verrà poi interrogato su questa vicenda facendo un verbale diciamo dirompente, perché parlerà di riunioni che avvenivano per la preparazione di un monumento, per la preparazione di un mutamento istituzionale che avvenivano in una villa nel Veronese, dove partecipava anche il Richard e dove si ricevevano armi dall'arma dei carabinieri. E il Soffiati, quando viene sentito a verbale, dice: noi venimmo scarcerati dopo 2 giorni, perché non appena io dissi che le armi ce le davano i carabinieri, venne tutto chiuso e venimmo liberati. L'interessante di questa vicenda è che, in questo caso non è opera nostra, ma grazie al dottor Casson, il dottor Casson cercherà il fascicolo di questa vicenda per approfondirlo, e questo fascicolo non si è mai potuto rintracciare. Quindi il fascicolo delle dichiarazioni della, Soffiati, della, traffico d'armi e di esplosivi furono arrestati Roberto Besutti, Elio Massagrande, denunciati Marcello Soffiati e Marco Morin, quel famoso perito che si è occupato di Peteano e poi si scoprì che aveva falsificato la perizia. Esatto, parlo ovviamente del fascicolo processuale. Poi agli atti dell'arma dei carabinieri ovviamente abbiamo trovato, certo, i verbali di arresto, il rapporto, però manca ovviamente tutto il fascicolo giudiziario. Il fascicolo giudiziario, esatto. Ci sono dichiarazioni di Carlo Di Giglio che racconta come Teddy Richard, che aveva fornito le armi, si fosse poi preoccupato di far sparire il fascicolo. Se diciamo in sintesi che tipo di arsenale fu trovato in quell'operazione del 66, guardi presidente, in sintesi, perché qui ho l'elenco, io parlo della cosa più importante, guardi, perché questo le dà, è interessante la domanda del procuratore. E questi terroristi vengono, no, terroristi, all'epoca non erano terroristi, certo, erano militari paracadutisti, vengono trovati. Quindi chi erano i militari paracadutisti? Il Besutti, Roberto Besutti, che era il leader di Ordine Nuovo a Mantova ed era il vice leader a Verona, ed Elio Massagrande, sono entrambi defunti ed erano gli elementi di spicco della prima generazione di Ordine Nuovo. Ed erano paracadutisti? In quel momento erano ufficiali dei paracadutisti, tant'è vero che il Massagrande, i carabinieri lo vanno a prendere in caserma. Tra lo svariato materiale c'è dell'esplosivo gelatinizzante israeliano. Attenzione, io feci poi molti anni dopo la richiesta alle nostre forze armate, allo Stato Maggiore, a quello che aveva sostituito i SIOS, quindi chiedendo, l'Ufficio Generale Sicurezza, chiedendo se l'Italia aveva mai avuto a disposizione esplosivo gelatinizzante israeliano, ottenendo risposta negativa. La cosa che lascia sconcertati, presidente, è che anche chi non fa l'investigatore capisce che su quell'esplosivo bisognava lavorare. È un esplosivo talmente particolare che il fatto che non si sia svolta un'attività di inchiesta estremamente approfondita lascia veramente esterrefatti. Chi ce l'aveva questo esplosivo? I depositi erano più depositi di diffusi. Se mi è consentito leggere, così anche per in aiuto della memoria del test, che è una questione molto interessante, fu rinvenuto presso l'abitazione di Besutti a Mantova e un appartamento a Livorno nella disponibilità di Massagrande. Questo in che contesto? In un contesto investigativo dopo il sequestro? Questo è l'arresto di Massagrande e di Besutti. Quindi quell'episodio lì. Che furono denunciati Massagrande, Soffiati, Marcello Soffiati e Marco Morin. L'elenco è così composto.
un arsenale di armi ed esplosivi, tra cui decine di pistole e fucili di vario tipo, detonatori al fulminato di mercurio e al T4, detonatori elettrici, 173 saponette di tritolo, miccia detonanti, 8 mine antiuomo, 3 bombe a mano MK2 e 5 barattoli di esplosivo gelatinizzante israeliano MC3. Quindi la fonte qual è di questo elenco? Il verbale di sequestro. Questo, il verbale di sequestro che è stato recepito dalla sentenza ordinanza del dottor Salvini, che ha trattato questa vicenda in cui, come ha anticipato il colonnello Giraudo, spariscono i fascicoli. E questo sequestro è frutto di... Ecco, mi ricorda il collega, dice, digli quanto fu condannato, ci arrivavo, grazie che, di questo ricordo, perché è sicuramente una cosa molto interessante, furono condannati per tutto questo materiale a 3 mesi di arresto, per dire... la severità dell'intervento giudiziario su questa roba. Ecco, un'altra cosa importante, perché a parte l'impressionante quantitativo, ecco, bisogna fare una differenza, Presidente. Ci sono alcune cose, diciamo, che era facile sottrarre in caserma, quindi le saponette di tritolo. Non dovrebbe accadere, però nell'Italia di quei tempi era facile sottrarle. E poi c'era molto che veniva recuperato da residuati bellici, ma ci sono due cose: l'esplosivo gelatinizzante israeliano e l'MK2. Quella sigla che ha detto il procuratore, Presidente, inquadra quella che lei normalmente chiama bomba ananas. Allora, per vicende che riguardano Brescia, noi abbiamo fatto un accertamento estremamente capillare. L'MK2 non è stata mai in dotazione delle nostre caserme, quindi quell'MK2 e l'esplosivo gelatinizzante da tutto vengono fuorché dal nostro esercito. Bene, abbiamo parlato di David Carpet, del suo successore Teddy Richard. Volevo solo capire una cosa, questo arresto è casuale, guidato? No, parte da delle indagini per una rapina. Quindi non è diciamo che voglio dire, è un fuor d'opera, insomma. Esattamente, un fuor d'opera. Ha detto bene, Presidente. Tornando, allora, bene, abbiamo parlato di Carret, che viene poi sostituito da Teddy Richard. Teddy Richard lavorava alla base SETAF di Verona, così risulta dalla sentenza ordinanza di Salvini. Allora, Teddy Richard, ufficiale americano in forza per lungo periodo presso la base SETAF di Vicenza, ecco, chiedo scusa. Stavo Vicenza, scusa. Stavo cercando il mondo diplomatico per... No. Lei mi deve correggere, è un lapsus proprio di indicazione. È così, è così. Questo è il dato della sentenza. Allora, ritorniamo al nostro luongo. Mi permetta, certo. Una cosa, Presidente, brevissima e importante per la passata esperienza dibattimentale. La SETAF e l'Aftase per un periodo di tempo fino al 1955 convissero in Verona. E questo quindi spiega molti dei collegamenti. Poi la Aftase è NATO, quindi è un comando dell'Alleanza Atlantica a guida italiana che si trova a Verona. La SETAF non è Alleanza Atlantica, ma è esercito degli Stati Uniti. Attenzione, perché ci sono stati dei tentativi processuali di farla passare come una base dell'aeronautica. No. È esercito degli Stati Uniti e viene strutturato in supporto del comando Aftase, quindi c'era una stretta correlazione tra i due comandi. È vero che nel 1972, per l'evoluzione della strategia militare, viene dotata di una aerobrigata, ma è al comando e servente l'esercito, quindi stiamo parlando di due comandi che sono strettamente correlati, quindi come si troverà in qualche atto, CIC-SETAF non vuol dire assolutamente nulla, individua il diverso luogo geografico militare, il diverso sito militare, ma la struttura operativa militare è la stessa. Okay. Senta, ma com'è che un militare della SETAF come Teddy Richard di fatto svolge attività di intelligence nei confronti di Carlo Digilio?
Allora, come valuta in base alle sue indagini questo? Dunque, Presidente, domanda sempre interessante. Allora, cerco di essere estremamente sintetico e darvi il quadro. Allora, gli americani, gli inglesi, gli israeliani, i francesi hanno qualcosa che a noi manca completamente, e che è quello che si chiama the cult of intelligence, cioè il culto dell'intelligence. Per loro l'attività informativa fa parte di una, è un'attività istituzionale prioritaria. Da noi così non è, è un'attività secondaria. Da loro il capo del servizio ogni mattina fa il briefing al capo del governo inglese, al presidente degli Stati Uniti. Da noi questo non accade, abbiamo tutto un altro approccio. Perché gli americani, perché questa domanda è particolarmente interessante? Perché AS ha delle sue reti informative durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la Seconda Guerra Mondiale sta terminando? Perché? Perché i tedeschi sanno che non riusciranno a sopravvivere all'impatto delle armate degli alleati e stanno preparando quella che lei poi, Presidente, sentirà chiamare negli anni Ottanta rete Stay Behind. Quindi i tedeschi preparano una rete in modo che sia in grado di farsi sopravanzare dagli americani ed esercitare poi un'attività di resistenza, di raccolta informativa. Gli americani fanno... I tedeschi, questo. I tedeschi. Ovviamente gli americani... Raccordati agli americani, immagino. Cioè, raccordati agli americani, insomma. No, assolutamente, questa è un'attività... no, non mi sono spiegato, Presidente. Non è l'aggravio. Questa è un'attività che viene fatta all'insaputa degli americani, organizzata dai tedeschi per sopravvivere alla disfatta in Italia da parte delle armate alleate. Quindi qualcuno che... La prima cosa. Esatto. Ma che cosa fanno gli americani? Quello che non abbiamo fatto noi, per cui in quello che voi chiamate oggi Foro Italico, che all'epoca era il Foro Mussolini, arriva un signore che era il capo del CIC in Italia e che era Angleton. Angleton comincia a interrogare qualunque persona che venga catturata, e quindi gli americani si fanno una precisa idea di che cosa avevano, che cosa stavano preparando i tedeschi. Da lì mutuano l'idea della Stay Behind. Quindi c'è una testimonianza, io la dico, poi spero che voi abbiate acquisito quest'atto, che è eccezionale e che dice tutto e chiude la partita. È la testimonianza del capo di Stato Maggiore, defunto da tempo, della Terza Armata. La Terza Armata era quella che operava nel confine nord-orientale, quindi secondo la cultura militare dell'epoca, là dove i russi avrebbero attaccato, quindi l'impatto del patto di Varsavia sarebbe stato più forte. Quindi il dottor Mastelloni, o nel 95 o nel 96, interroga il generale Emanuele Borsi di Parma. Abbiamo anche citato nel nostro... Borsi di Parma fa un'affermazione straordinaria, e cioè spiega: noi lo sapevamo tramite il SIFAR, che veniva a sua volta informato dai CIOS, noi non avevamo rapporti, ma sapevamo che c'era una struttura di estrema destra supportata dalla NATO. E questa struttura probabilmente si chiamava Ordine Nuovo, e Ordine Nuovo rispondeva alla base Ftase a Verona. La ringrazio per aver citato una testimonianza che noi abbiamo indicato con queste parole, perché sono testuali, nella memoria che abbiamo fatto al GUP e che replicheremo quando sarà anche davanti alla Corte d'Assise. Quindi mi lasci capire, colonnello, i tedeschi nel 45 addirittura preparano una guerriglia in Italia. Comunque una rete infooperativa di resistenza nazifascista. Esatto. Dopodiché questa cosa viene rilevata da... viene rivelata dagli interrogatori che fanno gli americani di tutti i soggetti che loro catturano. Quindi compreso AS, quindi.
Compreso AS, certo. E tra l'altro già lì entriamo in una fase molto delicata, perché AS fugge per due volte. E le assicuro che in quell'epoca, in cui ovviamente le condizioni carcerarie non erano quelle di oggi, e soprattutto con un prigioniero che era appartenuto al servizio segreto delle SS, che sia fuggito spontaneamente è estremamente improbabile. Tant'è vero che lo stesso Sifar, parlando di una delle due fughe, la trova estremamente strana, cioè era un soggetto di quelli che noi carabinieri chiameremo AGS, a grande sorveglianza. Quindi immediata è la necessità degli alleati di impiegare AS, per quale ragione? Perché doveva mantenere in vita le sue reti informative, cioè non doveva esserci un distacco. Quindi assorbono questa rete informativa, questa struttura di guerriglia nelle loro... Esattamente, nelle loro fila. Sì, colonnello, scusi. Com'è che questa rete diventa ordine nuovo? C'è un passaggio di questa rete che diventa ordine nuovo? Mi pareva di aver capito così. Allora, ha capito bene. Noi non abbiamo atti che documentano la decisione di avvalersi di ordine nuovo. Noi abbiamo un'evoluzione delle strutture di estrema destra, per cui i fasci di azione rivoluzionaria che lasciano il campo a ordine nuovo. Tenga presente che lei potrà dirmi: sì, ma esisteva anche un'altra struttura che era Avanguardia Nazionale, certo, però nell'ottica americana, Avanguardia Nazionale, gli avanguardisti sono gli sfondaporte, gli ordinovisti sono le persone di cultura, di intelligenza, quelle che sono sfruttabili. Quando lei pensa alla Stay Behind, la Stay Behind viene purtroppo è mancata nelle indagini l'ottica militare. La Stay Behind viene tradotta in organizzazione Gladio. Non è un'organizzazione. Quei 622 non avrebbero fatto paura neanche all'esercito delle Maldive. Non erano combattenti. La Stay Behind è un'operazione che serve a coprire la struttura reale. E la struttura reale è quella che Borsi di Parma ci dice dipende dall'Aftase a Verona. È ordine nuovo. Perché quelli erano i combattenti, erano persone che... Tant'è vero che, ad esempio, il Vigilio ci dice che il Maggi cercò di entrare nella rete, ma gli venne impedito perché ormai era un soggetto noto. Non faceva paura l'ideologia, faceva paura il fatto che la sua ideologia e i suoi comportamenti fossero noti alle forze di polizia. E ovviamente una rete operativa di quel genere deve rimanere nell'ombra, quindi un personaggio così di spicco avrebbe... Quindi abbiamo due livelli, un livello riservato occulto, questo ordine nuovo che lavora con gli americani, e un livello poi esteriore politico, che è quello di Maggi. Una delle affermazioni forse poco note di Vigilio è che le riunioni con Carret, alcune riunioni con Carret avvenivano al secondo piano della palazzina Tase di Via Roma, un piano il cui accesso era consentito solo agli americani. Queste affermazioni noi all'epoca non abbiamo potuto riscontrarle, perché l'Aftase, quindi non abbiamo potuto effettuare una ispezione di luoghi, portare il soggetto sul posto, individuare da quale porta salisse ed effettuare gli accertamenti conseguenti, perché l'Aftase godeva di extraterritorialità. Abbiamo tentato con il dottor Salvini di fare un accesso alle basi Aftase, alle basi americane. Ovviamente siamo stati fermati all'ingresso al corpo di guardia,
e là siamo rimasti, quindi non abbiamo potuto verificare. Abbiamo qui, chiedo scusa, abbiamo le dichiarazioni di Borsi di Parma a cui ha fatto riferimento. Ecco, noi non abbiamo trovato il verbale, però abbiamo le dichiarazioni virgolettate nell'ordinanza sentenza del dottor Mastelloni Argo 16, che vorremmo, diciamo, far vedere anche alla Corte, che sono esattamente quelle frasi riportate in testimonianza dal colonnello. Sì, è un documento già annunciato alla Corte sin dalla prima udienza. No, ringraziamo il colonnello Giraudo, non era nel piano di sviluppo della sua testimonianza citare Borsi di Parma, perché ma è fondamentale. La ringrazio perché noi l'avevamo individuato da tempo come teste fondamentale, le cui dichiarazioni possono essere lette, anche perché si tratta di persona deceduta. E da tanto tempo. Esatto, non viola il criterio dell'oralità del dibattimento. Quindi attiene proprio questi racconti. Tra ordinovisti e servizi. Certo, certo. Sì, va bene, se lei queste te la conferma. Questa, sì, cioè, lui ha citato proprio la... Sì, sì, vi confermo anche la difficoltà di reperire il verbale, perché il dottor Mastelloni è... No, non l'abbiamo, ci siamo andati due volte a Venezia, però siccome è un virgolettato dal giudice e poi... Tutti gli altri di Ardo Borsi di Parma è testimone o è deceduto? No, nell'elenco dei testimoni deceduto, abbiamo valorizzato questa... dichiarazione che avevamo ritenuto molto interessante, quindi ci fa piacere. Quindi qui c'è questa conferma dell'esistenza di questa organizzazione paramilitare di estrema destra chiamata Ordine Nuovo, sorretta dai servizi di sicurezza della NATO, con comiti di guerriglia e informazioni in caso di invasione. Ecco. Civili e militari che all'emergenza devono comunicare alla nostra armata i movimenti del nemico. In relazione a queste dichiarazioni noi abbiamo citato anche in assonanza con queste il verbale dell'onorevole Taviani, ex ministro dell'interno. Non so se fu sentito l'onorevole Taviani da lei negli istruttori. In parecchi l'abbiamo sentito, io credo di averlo sentito tre volte. Ah, ecco, e sostanzialmente dice le stesse cose. Anche Taviani è morto, Taviani è nella lista. Mi perdoni se mi interisco, Presidente, perché mi ha fatto ricordare una cosa. Ci fu un grosso lavoro perché il Taviani... stava male, quindi poteva essere sentito per tempi molto brevi e ovviamente era estremamente in imbarazzo a parlare di determinate cose. Nello stesso tempo stava scrivendo un libro che verrà poi pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. La memoria, Politica Memoria d'Uomo. La memoria di Taviani, sì. E eravamo estremamente interessati a queste memorie. C'è un particolare molto importante che lui riferisce nel libro. C'è una leggera differenza, diciamo, tra lo scritto consegnato alla casa editrice e lo scritto pubblicato. Tuttavia anche lo scritto pubblicato è molto importante. Perché? Perché lui fa un'affermazione che va a piena conferma del racconto del Digilio. Cioè lui racconta, in relazione agli attentati intimidatori del 1969, cioè quelli che precedono la strage di Piazza Fontana, ci sono degli attentati ai treni, al Palazzo di Giustizia di Milano, alla Fiera di Milano, e lui racconta, il Taviani, che cosa racconta? Che l'esplosivo venne portato in Italia da un americano, ma precisa subito, non un americano della CIA, un americano di quelli che stavano in Germania. Perfetto. Perché? Perché il 66esimo Military Intelligence Group stava proprio in Germania, ad Aberusel, vicino a Francoforte. Quindi l'americano del quale sta parlando Taviani è un americano dei servizi di intelligence militari statunitensi. Non è CIA, e Taviani ci tiene a dirlo. Non era CIA. Le informazioni italiane sono evidentemente di prima mano, di seconda mano. Cioè, chi lo no, no, gliele depositiamo subito, Presidente. Questo qui è fa riferimento ai elementi della destra eversiva che erano... C'è una produzione già adesso? Sì, era già annunciata, ma approfittiamo di questo momento perché siamo in contestualità. È stata copta, destra eversiva, cooptata dalla...
No, è già in atto, comunque vediamo tutto, anche tutto. È già data nei documenti che tu non deposita, c'è nell'elenco e anche nelle copie, e anche negli atti depositati. Sì, dico, comunque ve la diamo subito, la dottoressa. No, dico, sta nell'elenco degli annunciati. Sì, sì, sì. Perché... è un verbale 10 righe. Come? Poche righe. Ah no, c'è dietro, c'è il retro. Sì. Comunque breve per le ragioni che diceva il colonnello, cioè non poteva parlare. Sì, sì, non stava bene, non stava bene. Fatto, sì, sì, assolutamente, li facevamo al domicilio. Sì, era un mio dipendente. Il collega voleva fare una... No, scusi, siccome lei ha parlato di questo capo americano del CIC che interrogava tutti e che poi prese l'idea di questo Stabian, ho capito bene, lei ha parlato di Angleton. Esattamente. Cioè James Jesus Angleton, esattamente. Che era grande amico di D'Amato. Federico D'Amato, sì. Grazie. Beh, erano... Adesso è inconcepibile, io capisco le difficoltà della era quello che li affratellava e che erano guerrieri del freddo, quindi persone che avevano vissuto e vivevano sulla loro pelle la prossima guerra mondiale, quindi sono legami, alleanze, impeti, diciamo informativi, che oggi è estremamente difficile comprendere. Presidente, abbiamo prodotto gli articoli del Borghese in cui c'è la foto di D'Amato, di Angleton, insieme a tavola davanti al libro che D'Amato ha presentato da poco, cioè quello menù e dossier. Che siamo negli anni, quindi? 90? Il menù e dossier è nel 1984. 84. Stiamo parlando dell'inizio, e cioè del 44, quando... Sì, no, questo sì. No, volevo capire fino a quando si erano protratti. 40 anni. Bene. Allora, grazie anche per queste divagazioni, perché siamo riusciti a toccare dei temi all'inizio imprevisti e invece avremmo dovuto trattarli dopo, ma è stato meglio così, grazie alle sue puntate dialettiche. Torniamo all'argomento madre, cioè... ai nomi che fa Di Giglio, vuole osservarmi che ne abbiamo dimenticato uno, il Minetto. Allora, rimettiamo nella casella anche Luongo. Luongo in quale casella lo mettiamo per far capire di organismo di intelligence? Luongo era il responsabile dell'intelligence militare statunitense in Austria, quindi aveva un ruolo importantissimo, perché l'Austria, come ho detto, aveva competenza sull'Italia. Quindi il ruolo di Luongo era estremamente importante. Lei ha fatto su Luongo, su Peter Luongo, una scheda biografica in cui c'è una sintesi della sua storia e delle sue apparizioni, diciamo, in Italia. Se la Corte è d'accordo, la darei in visione al test, perché è una scheda cronologica, anno X fa questo, sì. Anno Y, e poi eventualmente la possiamo depositare. La predisposta al test? Sì, la diamo anche alla Corte. Noi abbiamo già pronto tutti i documenti per oggi. Sì. Sì, questa è la scheda, sono tre pagine, che è stata redatta dal colonnello... Nell'allora 97. Sì, è roba... che noi abbiamo trovato nell'ambito del processo sulla strada di Brescia, le chiediamo di confermarla. Sono notizie biografiche cronologiche, è uno sviluppo, se... Sì, sì. È la sua, è vero? L'ha fatta lei? Questa sì, scheda. Sì, 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 confermo. Vedendola c'è un altro particolare, mi richiama alla mente un altro particolare molto importante che dà la misura. Allora, abbiamo visto, Presidente, che il soggetto nel 1962 viene espulso, quindi AS non lo riescono a espellere, non lo vuole espellere il Ministero degli Interni, il SIFAR ottiene l'espulsione, l'allora generale De Lorenzo, ottiene l'espulsione di Luongo. È una cosa estremamente delicata, quindi siamo nell'Italia del 62,
e il nostro servizio segreto militare espelle un agente americano. Sono cose estremamente rare nella nostra storia. La ragione non la sappiamo, ma è lo stesso servizio militare che in occasione di una domanda di accreditamento dirà deve essere stato ben grave per espellere un americano, per espellerlo nel 62. Non solo, ma fanno notare che gli americani non fanno le richieste di gradimento, si presentano. E quindi il fatto che abbiano fatto la richiesta di gradimento vuol dire che gli americani ben sapevano che stavano toccando un tasto estremamente delicato. Ma, Presidente, è ancora più interessante perché si tratta di un'operazione congiunta, quelle che vi dicevo prima. Gli americani propongono una penetrazione in un ministero ungherese e vogliono fare questa attività assieme al servizio italiano. La risposta che viene data alla domanda di accreditamento, di gradimento di Luongo è negativa. Quindi gli italiani, a distanza di tempo, ribadiranno che Luongo non può mettere piede. Che cosa succede? In una seconda riunione, diretta da un altro agente a nome Caps, il Luongo si presenta. Tant'è vero che ci sarà la reazione scomposta, istintiva, emotiva, del capo sezione R dell'ufficio R, R sta per ricerca informativa, che si alzerà e abbandonerà la riunione, Claudiano Pavese. E le assicuro, nella storia dell'intelligence italiano è veramente raro che ci sia un comportamento così plateale di protesta nei confronti dell'alleato americano. Vuole ribadire in sintesi le ragioni di questo atteggiamento? La ragione specifica non la sappiamo. La ragione generale sono le interferenze del servizio di intelligence militare americano in Italia. Sono tutte attività che, come le ho detto prima, necessitavano di accreditamento, di operatività congiunta. Tutte cose che gli americani si sono guardati bene dal fare. Però io ritorno all'argomento prima, Ordine Nuovo. Noi fin qui ci hanno spiegato che Ordine Nuovo era in qualche modo legato ai servizi militari. Quindi questo Luongo che ha organizzato questo apparato paramilitare denominato Ordine Nuovo, in qualche modo, visto che Ordine Nuovo lavora anche con i servizi militari, diciamo che fa pensare che ci fosse un'intesa, un coordinamento, un qualcosa. Eh sì, difatti il Digilio riconosce il Luongo. Allora, il Luongo non era a distanza in Italia, Presidente, era a distanza in Austria e poi in Germania. Quindi le sue presenze in Italia erano temporanee. Quello che dava la continuità alla manipolazione e coltivazione degli agenti erano le basi americane e atlantiche in Italia. Erano siti innanzitutto nei quali lei non poteva entrare. Le faccio un esempio che vi dà, vi rende perfettamente l'idea. Ogni base NATO, ogni base americana ha un corpo di guardia e una vigilanza che spetta all'arma dei carabinieri, perché noi siamo polizia militare. Bene, noi abbiamo tentato di acquisire quelli che noi chiamiamo i brogliacci, cioè i memoriali del servizio, quindi la registrazione dei militari e dei compiti loro affidati nella vigilanza giorno per giorno. Il brogliaccio è mensile e giornalmente viene scritto Mario Rossi, appuntato Mario Rossi, vigilanza Garitta 5. Faccio per dire. Bene, questo documento che è arma carabinieri, questo documento non è acquisibile perché i memoriali del servizio vengono consegnati alla NATO e vengono spediti a Bruxelles. Sono nostri, ma non sono di pertinenza dell'arma dei carabinieri. Per dire. Quindi questo per dirvi no. la difficoltà di lavorare in questo settore, per cui mi perdoni la parola forte, ma lo strumento processuale è il meno indicato, perché ovviamente voi siete alla ricerca di certezze su un mondo che è per definizione impalpabile. Segreto. Segreto.
Però non mi ha risposto al mio dubbio, cioè come si correla la correlazione avveniva attraverso l'apparato paramilitare Ordine Nuovo con gli ordinaristi al servizio dei servizi segreti militari italiani. Attraverso questi contatti periodici che ci ha raccontato il Digilio e che abbiamo confermati da altre testimonianze, perché vedono il Digilio in presenza di altri soggetti americani o che lavoravano per gli americani. Quando parliamo di Sergio Minetto, che è un italiano, Sergio Minetto è un fiduciario statunitense, quindi lei lo deve considerare organico all'apparato di intelligence militare statunitense. Abbiamo più testi che hanno confermato la conoscenza tra il Digilio e il Minetto, nonostante il Minetto l'abbia sempre risolutamente negata. Quindi quel contatto che lei cerca avveniva sul territorio attraverso quelli che erano i rappresentanti di Luongo e di chi gli era poi succeduto dopo, che erano in un primo tempo il Carret e in un secondo tempo il Richard. E poi c'era, lei deve immaginare proprio una rete, quindi Carret, Richard non erano altro che capirete. E poi avevano degli altri soggetti, come ad esempio il Minetto, che fungevano da raccordo continuo, quotidiano, con la struttura di estrema destra, finanche intervenendo nelle fasi operative, perché abbiamo dei compiti che vengono affidati al Digilio, ad esempio riguardanti il casolare di paese. Quindi stiamo parlando non di semplice attività operativa, di attività informativa, ma di attività operativa. Il Minetto, soggetto del quale io non ho parlato, ma che è estremamente importante, perché è il soggetto al quale si rapporta il Digilio, quindi diciamo la faccia italiana dell'intelligence militare statunitense. Quindi si potrebbe dire, bene, questo era un soggetto facile da aggredire investigativamente. Così non è stato. Innanzitutto sapeva spedinarsi, verificarsi, ma ha negato tutto ad oltranza, cadendo però in degli errori, probabilmente anche per l'età avanzata, non era più un ragazzino. Il Minetto ci dice: io nella vita non faccio la spia degli americani, ma faccio il frigoriferista. E poiché pensava che noi potessimo avere evidenze di suoi accessi alle basi NATO, in quanto non sapeva come la cosa veniva gestita dall'altra parte e i limiti che noi avevamo, e lui stesso, presidente, che ci dice: io andavo a riparare i frigoriferi anche nelle basi NATO. E qua si è tagliato le gambe, perché per entrare in una base NATO, e gli assicuro, guardi, noi italiani su questo siamo dei cialtroni rispetto agli americani. Lei non entra se non le hanno fatto il controllo e la verifica più volte. Quindi Minetto ci sostiene: io sono entrato in una base NATO. Perfetto. Questo vuol dire che agli atti dell'Arma dei Carabinieri, perché le informazioni le facevamo noi, agli atti dell'Arma dei Carabinieri ci deve essere scritto che il comando NATO di Verona, perché è il caso che ci interessa, ha richiesto il nulla osta segretezza per il soggetto, per il solo fatto, ma va a riparare i frigoriferi, non importa, per il solo fatto che accede all'interno. Io ero ufficiale dell'Arma dei Carabinieri in attività di polizia giudiziaria, non sono potuto entrare, e non ero ostile. Ostile come lo pensavano loro, ecco, ostile ero, ma comunque non. Allora, quindi il Minetto fa un'affermazione che non ha un riscontro, che è una SOP, cioè una, come dicono gli inglesi, una procedura operativa standard. Là dentro tu non entri. Nella mia caserma, la Palidoro, la signora, l'ultima signora delle pulizie, l'ultima dipendente, ha le sue informazioni fatte dal comando Arma Carabinieri competente, e non viene da noi a fare la spia, viene a pulire i pavimenti. Eppure c'è l'attività informativa, ok?
Le attività di pedinamento e di intercettazione del Minetto, Presidente, sono state estremamente importanti perché hanno evidenziato dei contatti del Minetto. E abbiamo quindi la figura di Giancarlo Glisenti, che era un commercialista. Quasi che troviamo qualcosa agli atti dell'arma. Perché? Perché c'è un appuntino, cioè c'è una nota biografica del Glisenti e c'è un appuntino che dice richiesto da comando Ftase. Neanche questo va bene, Presidente, perché quel comando scrive, cioè io ho fatto servizio a Foggia dove c'era la base di San Vito dei Normanni, gli americani volevano qualcosa, arrivava il rappresentante dell'intelligence militare della base di San Vito dei Normanni, mi presentava un foglio che io protocollavo con la richiesta. Allora, vogliamo avere informazioni su questo soggetto. Perché le vuoi avere? Perché abbiamo bisogno di avere un'assistenza ai televisori della base. Perfetto. E noi fornivamo le informazioni sulla base di uno scambio informativo corretto e certificato. In questo caso abbiamo avuto la fortuna, perché qualcuno all'epoca malpensante ha detto meglio che lasciamo traccia agli atti, e quindi il Glisenti, cioè il soggetto intimamente legato, avevano avuto addirittura la stessa balia, ci spiegherà il Minetto, erano fratelli di balia, il Glisenti era stato soggetto di interesse per la base Ftase di Verona. Quindi è un indiretto coinvolgimento del Minetto. Altra cosa importante, emerge la figura di Guido Kessler, peraltro negli elenchi della P2. Perché Guido Kessler è importante? Perché Guido Kessler è oggetto di informazioni dall'ufficio sicurezza Patto Atlantico. Allora, l'interrogatorio del Kessler è estremamente significativo, perché questo interesse si colloca nel 68-69 e il Kessler ci dice: ah certo, io ho lavorato per l'Euratom nel 62-63. Presidente, le informazioni si fanno prima, non si fanno a distanza di anni. Quindi, così incalzato, il Kessler ci racconta: beh, effettivamente io una volta sono andato a Shape a Bruxelles, che sarebbe il comando coordinatore di tutte le attività, il comando operativo atlantico. E quindi la domanda ovviamente è: cosa sei andato a fare a Shape a Bruxelles? Non lo ricordo. Io se andassi alla base NATO a Bruxelles me lo ricorderei per tutta la vita. Comunque il contorno noi non abbiamo potuto, tranne per l'assenza in negativo delle informazioni sul Minetto, non abbiamo potuto dimostrare, al di là, come vorrebbe giustamente la Corte, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Minetto sia un agente americano. Però, per le procedure standard di intelligence, è un agente americano. E comunque riferiva dati sugli americani a Digilio. Certamente. E quindi acquisiva informazioni dal Digilio. Ed erano informazioni buone che sono state riscontrate. Cioè, quindi era uno scambio, insomma, di informazioni. Lui sì, perché Digilio riceveva compiti nel rapporto di manipolazione. Allora, i rapporti sono due. C'è un rapporto di coltivazione, che è il rapporto, diciamo, di selezione dell'aspirante fiduciario o aspirante agente. Se la coltivazione è positiva e quindi si ritiene il rapporto produttivo, si passa alla manipolazione vera e propria. Nella manipolazione ovviamente, Presidente, c'è uno, per quello il manipolatore deve essere veramente in gamba, c'è uno scambio, perché nel momento in cui io ti chiedo, è come nell'interrogatorio, nel momento in cui si fa una domanda, il soggetto manipolato comprende qual è il tuo raggio di interesse. Per quello poi si inseriscono varie metodologie, quindi fingere un falso obiettivo, una falsa bandiera di lavoro, è tutto molto più complesso rispetto all'interrogatorio, però queste sono le difficoltà. Quindi, Presidente, questo per dire, cioè, questi non sono, e questo non è per vantare il lavoro fatto, assolutamente, però non sono uomini normali, cioè il lavoro è stato estremamente difficile, e quello che si è ottenuto
E poi purtroppo cioè, il lavoro è continuato, quindi quando Brescia chiuderà ci sarà altro materiale, sì, non abbiamo smesso di lavorare. Sì, a noi interessa l'attuale che è già sufficiente, abbiamo chiarito che Luongo era un agente di intelligence di livello. Di alto livello statunitense che aveva a sua volta arruolato AS, che aveva contatti col Ministero degli Interni, che aveva questi riferimenti in Italia con Digilio. E che non ha mai smesso, è procuratore, perché sì, vediamo se l'ho scritto. Biografica fino all'84 abbiamo notizie, sono 40 anni circa di notizie di Luongo, quindi dall'Austria aveva i suoi tentacoli per 4 decenni in Italia, e soprattutto il fatto che Digilio ha riferito in merito alla figura di Joseph Luongo dei particolari, il solo fatto dell'esistenza che faceva parte della rete statunitense, che un cittadino normale non avrebbe potuto conoscere. Perché... Guarda, inserisco, procuratore. Certo, è un danno, errore, secondo noi, molto importante. Nella sua vita da spia Luongo fa un solo errore che non doveva essere fatto. Va al matrimonio. Esatto. Adesso ci arriviamo. Esatto, e lì noi difatti abbiamo l'unica fotografia disponibile di Luongo. L'ha anticipato un tema. Quella è proprio una procedura standard, cioè il manipolatore non si tocca mai in occasioni pubbliche con l'agente o con il fiduciario. Esatto, e questo è l'errore che ha fatto, ma ricordava quel famoso carosello, anch'io ho commesso un errore, e qui adesso lo vedremo questo errore, perché noi vorremmo depositare alla Corte due verbali di Carlo Digilio, che sono due verbali di interesse, di particolare interesse, in quanto sono due verbali di positivo riconoscimento da parte di Carlo Digilio della figura di Joseph Luongo, ma anche della figura di Leo Pagnotta. Sono due verbali effettuati davanti al giudice istruttore del Tribunale di Milano. Quindi Digilio ha dimostrato non solo che conosceva l'identità di queste persone, cosa che sarebbe stata preclusa a qualsiasi altro perché erano agenti segreti a tutto tondo, ma anche di riconoscerli in foto. Mi inserisco nuovamente, procuratore, mi perdoni perché è importante. Nella precedente esperienza dibattimentale, che osservazione venne fatta? Il Digilio indica il Ted di Richard come capitano. Il Ted di Richard, che lui riconosce in fotografia, che identifica nel Ted di Richard del 66, nel 66 è un sottufficiale. Allora, c'è proprio un atto acquisito dal SISMI che riguarda il Luongo, e che forse io qua non ho indicato perché non era una questione, diciamo, operativa, dove chi scrive dice, quando deve indicare il grado di Luongo, parte da sergente e arriva a maggiore. Ma questo perché? Non è per gli italiani, è perché le attività ostili americane in Italia erano oggetto di interesse degli agenti del patto di Varsavia. Quindi la necessità di rimanere in clandestinità, di nascondere il proprio grado, era legata non tanto a noi, quanto al fatto che si era oggetti di un'azione nemica da parte del patto di Varsavia. Quindi chi era il capo non doveva mai stare nella posizione del capo, ma nelle retrovie, cioè non doveva essere in alcun modo individuabile da un'attività osservativa e di ricerca informativa da parte degli agenti sovietici. Quindi il grado è del tutto ininfluente. Bene, adesso la fotografia la possiamo... Sì, è già nei verbali. Allora, depositiamo i verbali di riconoscimento fatti davanti al giudice istruttore di Salvini di Milano da parte di Carlo Digilio, riconoscimento fotografico di Joseph Luongo e Leo Pagnotta. Li depositiamo subito. Sì, vabbè, li mettiamo qui, poi li acquisiamo. Sono atti che vengono da un dichiarante ormai defunto e quindi irripetibili. Sono già depositati digitalmente. Tutto depositato digitalmente. Questo è il cartaceo. E questa è la fotografia che facciamo vedere anche al colonnello, che è allegato a un verbale in cui viene riconosciuto. Sì, la ricordo bene. Se la tenga pure, così la diamo al giudice, che sono curiosi, giustamente. La dia la signora. Vabbè. Adesso arriva. Allora, questa è l'unica fotografia, l'errore di cui ho parlato prima. Esatto. Sì, è quella foto che poi... Bene. Allora,
ricapitolando qui, allora sono le 5, Presidente, e siamo neanche a metà. Io posso ritornare. Allora. Vogliamo fare una piccola pausa, poi andiamo avanti ancora un pochino. No, ecco, è lei che comanda la nave, quindi lei deve stabilire. No, ma io non posso fiancare l'equipaggio. No, no, la parte nostra, noi poi siamo in più, quindi siamo, ci sosteniamo a vicenda. Direi che facciamo qualche 5 minuti giusto così di, okay, per prendere un po' di respiro e poi andiamo avanti ancora un'oretta. Insomma. Va bene, ok, così. Voi avete il treno quando? Quindi ci siamo. Mi permetto, Presidente, io ce l'ho alle 6.45. Lei alle 6.45, alle 6 in punto finiamo, ce la fa? Sì, sì, in 20 minuti a piedi sono lì.